Mondo Calcia, siamo allo stand Rizzini e siamo con Giuseppe. La stagione chiaramente ormai è avanti, quindi non ti chiedo delle novità, però ti chiedo chiaramente dei tuoi prodotti di punta e di quello che tu ritieni essere, insomma, tra i prodotti che vuoi spingere di più o hai il piacere di vendere di più. Iniziamo da questo sovrapposto. Allora sì, buongiorno a tutti. Vorrei appunto parlarvi del Beccaccia, che quest'anno abbiamo prodotto anche in calibro 20, visto la grande richiesta che c'era. Le particolarità sono uguali a quello del 12, ovvero una bindella con una piccola rampetta, quindi per arrivare prima sul punto di mira, mirino in fibra ottica, canna da 60 cm sbindellata lateralmente per renderlo più leggero, strozzatori intercambiabili da 7 cm. Ricordo che ovviamente nel set di strozzatori è compreso anche quello raggiato, calciatura a pistola, legno molto leggero, bascula in erga, comunque il tutto per rendere il fucile leggerissimo. Quindi si parla un calibro 20, siamo circa sui 2 kg e 300 grammi, e il calibro 12 siamo circa sui 2 kg e 550. Senti Giuseppe, questo chiaramente è un fucile specialistico e tu hai puntualizzato una cosa importante, perché tra le varie cose che fanno di un fucile specialistico per il Beccaccia c'è la questione degli strozzatori, e hai puntualizzato la questione dei 7 cm. Perché l'ha puntualizzata? Perché c'è un motivo, cioè una volta erano molto più corti e quindi meno efficaci, immagino. Esatto, allora secondo i nostri test che abbiamo effettuato, allora anche noi avevamo uno strozzatore da 5 cm, poi facendo dei test abbiamo riscontrato che l'unico modo per riuscire a migliorare, a rendere più efficace la rosata, era quello di allungare lo strozzatore. Quindi la misura ottimale che abbiamo riscontrato sul nostro fucile era quella proprio dei 7 cm. Tu ritieni che con uno strozzatore così non sia nemmeno strettamente necessario l'esasperazione con le cartucce dispersanti, perché probabilmente già con una cartuccia con borra il lavoro dello strozzatore risulta molto efficace? Esattamente, nel nostro tunnel abbiamo verificato che già con una cartuccia, con il contenitore, una cartuccia normalissima, con strozzatore raggiato, già a 10 metri si ottiene una rosata di circa un metro. Quindi è una rosata molto importante, soprattutto una rosata uniforme dove non troviamo buchi o pallini impazziti o cose del genere. No, benissimo, perché poi l'esasperazione crea il problema. Ok, adesso passiamo in un'altra parte dello stand, perché gli abbiamo chiesto, loro che sono storici produttori di sovrapposti, di raccontarci anche la loro produzione di doppiette. Siamo passati dalla sezione sovrapposti alle doppiette, perché chiaramente è giusto che venga proposta anche tutta la produzione, e magari l'azienda è un po' meno conosciuta per le doppiette, ma le sapete fare altrettanto bene. Esattamente, da qualche anno ci siamo impegnati a produrre anche una serie di doppiette, ovviamente in tutti i calibri, con mezza piastra o piastra lunga. Facciamo addirittura anche l'Express, sempre doppietta. Qua nel particolare oggi abbiamo una doppietta BR550 in calibro 28, che al giorno d'oggi si sa calibro 28 e 410 sono i più richiesti, sono quelli che vanno per la maggiore. Allora, nello specifico, qua abbiamo la BR550, come dicevo prima, con canna da 67, questa ha gli strozzatori intercambiabili, ma si può avere anche con strozzatura fissa, calciatura all'inglese o a pistola, la stina può essere a coda di castoro come questa oppure all'inglese, questa viene fatta soprattutto per chi non vuole scottarsi le dita, diciamo. Invece gli inglesi sono disposti a scottarsele. Gli inglesi però guai per preferiscono, i loro gusti. Hanno degli standard che vanno rispettati. Senti, una domanda, ora non ho guardato bene, forse in giro non l'avete portato qua. Io ricordo, tanto per allargare ancora il concetto su quanta produzione fate,
di aver visto lo scorso anno, forse a Vicenza, ma non vorrei sbagliarmi, alla fiera di Vicenza, un Express, sì, ma con un bel calibrone. Sì. Ci avevate qualcosa del genere? Esatto. Per le cacce africane, chiaramente. Esatto, abbiamo proprio presentato a marzo all'IVA. E abbiamo presentato la nostra doppietta Rhino Express. In pratica è una doppietta di grosso calibro, visto che ci facciamo 500 Nitro Express, 470, 375 Flanged. Quella è una doppietta destinata proprio al mercato della caccia grossa, insomma. E probabilmente sono fucili che vanno all'estero, con sì, buona probabilità. Con buona probabilità, sì. È un mercato che avete iniziato da poco oppure storicamente in passato Battista c'era già cimentato su questo? No, è un mercato nuovo per noi. Abbiamo proprio, questo è il primo anno che ci cimentiamo, però già con buoni risultati. Molto bene, ringraziamo Giuseppe per la disponibilità, perché l'abbiamo preso proprio in un momento in cui la fiera è un tantino più animata, e quindi grazie Giuseppe e buon proseguimento.